È necessario fare chiarezza. Il vertice di stamane servirà a porre l'accento sul CUPA per capire quale sarà il suo futuro. Con queste parole Massimo Raso, segretario della CGIL, ha aperto il meeting sul consorzio universitario svoltosi a Palazzo di Città. Dopo le dimissioni dell'ormai ex amministratore delegato in vista delle prossime elezioni regionali del 5 novembre, Gaetano Armao, la palla passa a Giovanni Di Maida, che ha voluto dialogare con il sindacato e con l'amministrazione della Città dei Templi. Un periodo di cambiamento e di novità, dunque, per la realtà universitaria agrigentina, che ha in cantiere diversi progetti che vedranno protagonista la città. L'apertura del nuovo corso di laurea di mediazione linguistica, che ha registrato un notevole consenso da parte degli studenti, commenta Di Maida, è un segnale positivo per il consorzio. Dobbiamo continuare così, seguendo questa linea di concretezza. Il consiglio di amministrazione è in grado di gestire la situazione ed abbiamo contatti con diverse università del territorio regionale. I cambiamenti ed eventuali miglioramenti saranno apprezzabili nel lungo periodo. E l'amministrazione del comune di Agrigento si è mostrata disponibile ed aperta al confronto. L'obiettivo è quello di dare alla città una struttura universitaria che preveda un ampio bouquet sul piano formativo e che possa dare agli studenti la possibilità di frequentare il corso di laurea desiderato da Agrigento senza doversi spostare in altre province o addirittura in altre regioni. La CGIL ha, come dire, voluto esternare al sindaco, che è il comune capofila, una serie di preoccupazioni che noi abbiamo maturato in queste settimane. Abbiamo maturato sulla base di alcune cose concrete. Una è l'approvazione da parte della regione della legge regionale che risistema questa partita dei consorzi universitari e che secondo noi espropria il territorio della governance di questi consorzi universitari. Questi consorzi hanno un senso se sono agganciati al territorio, se sono figli del territorio, se rispondono ai bisogni del territorio, altrimenti se diventano, come è nel progetto che ormai legge la regione, una dépendance, una succursale delle università siciliane, diventa un'altra cosa. Diventerà poi complicato raccordare le esigenze del territorio con i progetti delle università. A questa preoccupazione di base si sommano tutta una serie di altre questioni che riguardano le partite economiche ancora pendenti tra regione e provincia, tra provincia e CUPA, tra CUPA e Università di Palermo. Ci sono una serie di questioni per cui abbiamo voluto sederci attorno a un tavolo per fare uno scambio di battute con l'amministrazione comunale di Agrigento. Siccome sono pendenti alcuni giudizi anche di fronte ai tribunali amministrativi regionali, ci siamo ridati appuntamento a dopo questi pronunciamenti per ritentare una riaffermazione di questi valori che sono alla base, diciamo, della ragion d'essere del CUPA. Il consorzio universitario agrigentino si trova in una situazione virtuosa. Qual è il punto? Il punto di forza, di grande novità, è l'apertura di un nuovo corso di laurea che va in controtendenza rispetto, diciamo, allo scorso anno, agli anni passati, in cui c'era stata una battuta d'arresto rispetto, diciamo, a una nuova offerta formativa. Quest'anno parte un nuovo corso di laurea ed è un primo segnale che diamo al territorio, un corso di laurea per mediatore linguistica interculturale che sta riscuotendo parecchio successo. Pensate che era un corso destinato a 50 studenti e già ci sono quasi 100 prescrizioni, per cui stiamo pensando a una doppia classe dello stesso corso. Abbiamo già avviato delle interlocuzioni con altre università che sono particolarmente diciamo, intenzionate, diciamo, e attratte dal nostro territorio per aprire nuovi corsi di laurea a breve.